Siamo Isabel Fernandez, Massimiliano Soriente e Matteo D'Angelo. Veniamo da Arezzo, dal liceo musicale Francesco Petrarca e ci esibiamo con Che si può fare di Barbara Strozzi. Dolce ambrosia, posata sulla mia musa, gioca a tingere di rosso le mie calde labbra che fremono della tua musica, della tua voce soave. Resto a guardare quando piccole api soffondono, laboriose, la tua lira di nettare e d'oro, mentre trema vivo il tuo cuore. Lacrime copiose eseguono i rigidi comandi delle tue melodie e ne sono rapita, perché delineano in un campo di fragole i miei pensieri. Imprigionati nei tuoi occhi persi, i miei vispi, curiosi, bramosi, dell'armonia fusa tra le nostre anime accompagnate dal tuo tango, che non svanirà all'ombra del tempo. Quindi canta per me, mia musa, perché possa godere ancora di quelle preghiere che, come me, amano sole. Thank you.
Sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata. Per lui sbaglio sempre sono la sua figlia scancherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita. Io ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità. E ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore, poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché, invece gli uomini ti uccidono e con gli amici vanno a ridere di te. Piansi anch'io la prima volta, stretta un angolo e sconfitta. Lui faceva e non capiva perché stavo ferma e zitta. Ma ho scoperto con il tempo e diventando un po' più dura che se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. E poi ti vendono la notte. Gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché gli uomini che nascono sono figli delle donne. Sono quelli